Una bella promozione, abbiamo visto le foto anche sui social network, su Facebook, straordinaria la vittoria di giovedì scorso e i nostri auguri vanno a loro, Davide. Sì, sì, poi ho visto che hanno fatto una bella foto della squadra, no? Dove ogni persona distillava i tratti caratteriali del ruolo in cui gioca, molto carino, una bella idea. Poi sono molto contento per loro, le foto davvero belle. Mi hanno ricordato noi lo scorso anno quando abbiamo vinto e... L'anno prossimo quindi li ritroviamo in A. Sì, ma li troviamo anche in Champions. Non si sa quei gironi come saranno gestiti. Credo che adesso avremo delle novità. Poi anche a riguardo il giorno è rimasto lunedì. Quindi fortunatamente non ci saranno cambiamenti e si puntava al mercoledì o al giovedì, ma a quanto pare poi Stefano Rota, che salutiamo, ha deciso di giocare lunedì sera. Sai che per noi è una buona, in maniera un po' egoistica potremmo dire che comunque è una buona, un buon orario, un buon giorno, soddisfatti, no? Anche per la radio va bene. Sì, sì, quindi per la radio perfetto, è perfetto così. Perfetto, veramente soddisfatti, speriamo che rimanga sempre di lunedì. E ovviamente poi vedremo. Intanto sono stati scattati anche, se volete vedere, dei selfie dalla nostra ospite Francesca. E potete trovare anche tutto sulla pagina ufficiale di Un Martedì da Leoni su Facebook. È chiaro ovviamente che ho una deformazione professionale, esatto. Quindi non solo sul campo, a bordo campo, ma anche qua faccio foto, quindi documenta tutto. Mi raccomando, da vedere le foto sulla pagina ufficiale di Un Martedì da Leoni su Facebook, anche sulla pagina ufficiale Radio Roma Futura e ovviamente il sito radioromafutura.it da seguire. Tutto il palinsesto, oggi lunghissimo palinsesto, perché? Perché dopo di noi appunto andrà in onda Club de Football, dopo di noi, con noi ancora e anche Maxi Morgante dalle ore 17:30, quindi staffetta, e poi dopo di noi appunto Pensiero Puro con Enzo Puro, quindi diretta dalle 19 con Pensiero Puro, e questa sera dovrebbe esserci alle ore 21 la Tana dei Lupi con Valerio Valeri e Matteo Pietrosante, alle ore 23 invece Series Track. Quindi rimanete connessi su Radio Roma Futura, perché il martedì è diventato un giorno pienissimo di appuntamenti. Bene, ritorniamo per i saluti finali dopo l'ultima hit del momento e, come annunciato all'inizio, è una puntata dedicata alle donne e oggi ci sentiamo la novità qua su Radio Roma Futura. Questo è Antonello Venditti che ritorna con Cosa avevi in mente, e noi torniamo appunto con i saluti finali, ore 17:21, restate con noi, Radio Roma Futura. A tutti i tuoi giocattoli e ti sei tolta le scarpe e inseguito gli scoiattoli e ti sei bevuto un intero inverno barcollando al ritorno, e una rosa sul polso e una croce sul petto, e non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere. In grande, non aiutatemi, sull'asfalto pulito della strada sotto casa, ed hai gridato al mondo non amatemi, e poi hai preso la mira, hai sputato la cicca, e non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere.
l'amore è un rito pagano per raccontare domani a tua figlia chi eri, chi eri. L'amore è un rito pagano per raccontare domani a tua figlia chi eri, chi eri. Cosa avevi in mente? Tutta un'altra vita. Quanto è bella questa Ink dei Coldplay che oggi abbiamo scelto qua su Radio Roma Futura come sfondo, visto che manca Viva la Vida. Non l'abbiamo nella nostra playlist, ma anzi ce l'abbiamo, ma abbiamo voluto optare per Ink. Allora, ritorniamo in studio per i saluti finali. Oggi siamo in fascia un pochino diversa, 15.30-17.30. Ma dalla settimana prossima ritorneremo normali dalle 16.30 finalmente nel nostro orario consono. Normali voi non lo siete mai, orario normale. L'orario è quello che conosco tutti, ma che tanto non è mai rispettato, Moro. Esattamente, esattamente, perché bisogna essere quelli originali e... Esatto. Bene, allora, intanto per cominciare i saluti finali li vogliamo iniziare dalla nostra ospite Francesca Vessella, che è stata qua con noi e noi la ringraziamo di... Grazie a voi! Esatto, quindi di tutto cuore. Francesca, noi ovviamente siamo sempre ansiosi di vedere gli album fotografici. Certo. Quindi continueremo questa meravigliosa avventura anche in Champions League e vedremo anche l'anno prossimo come sarà il campionato strutturato, perché si parla di un campionato unico a 20 squadre oppure Serie A, Serie B, quindi vedremo a questo punto cosa sceglieremo. Tante potenziali novità. Allora, invece mando i saluti ancora a chi è stato in collegamento telefonico con noi, quindi di nuovo Alessandra Sozio, Grazia Iannone, Sara Valiani, Corigliuni, e poi noi la settimana prossima, Moro, ritorniamo alle 16.30 con la Champions, quindi grande puntata. Aspettiamo il calendario, ma potete trovare tutto sulla pagina ufficiale del Borussia Roma su Facebook, il calendario ma anche gli appuntamenti. Vedremo chi saranno gli sfidanti nel girone a partire da lunedì sera, ricordiamo ore 20, il Borussia Roma inizierà l'avventura in Champions League a Roma 3-0. Quindi mi raccomando, state sempre connessi. Credo che sia davvero tutto, caro Moro, perché siamo quasi in chiusura. Esattamente, esattamente. Ti abbiamo detto tutto, è stata una bella puntata, ricca di spunti. Ci vediamo quindi lunedì sera col Borussia e martedì con la radio, come sempre, qua a Radio Roma Futura. Esatto, noi adesso continuiamo, però non andate via perché ci sentiamo subito a Club de Football, quindi tanta carne al fuoco. Si parlerà di Roma, di Milan, Lazio, l'Inter. Esatto, tutte le partite di questa Serie A, perché ieri c'è stato un problema. Posticipi. Tecnico, non sono andati in onda le trasmissioni della giornata, ma solo il Nido delle Aquile. Salutiamo Marco Misseri, Riccardo Vagnarelli e Gianfranco Desideri, i nostri amici del Nido delle Aquile. Questa è la sigla, parte in sottofondo, eccola qui.
Moro, è davvero tutto per un martedì da Leoni. Ci risentiamo presto, l'estate anche per Club del Football. Ciao a tutti. Grazie Francesca e ci risentiamo Club del Football per un martedì da Leoni, è davvero tutto. Fate i bravi, ciao. Sky.